a tutti, nuova YouTube Grand Challenge, stiamo al 2019 e se l'anno scorso era l'ABC of Witchcraft, quindi era che per ogni lettera dell'alfabeto bisognava scegliere un qualsiasi cosa di cui parlare, purché nell'ambito pagano stregonico, questa volta siamo all'ABC of Mythology, cioè si parlerà appunto di luoghi, spiriti, leggende, creature leggendarie, eccetera, eccetera. Sempre dal mio punto di vista, quindi io vi racconto che cosa, come li ho conosciuti, che cosa mi attira di loro, se ho avuto esperienze, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, già queste cose già le conosciamo. Quindi, per iniziare la ABC of Mythology, siamo alla lettera A e io ho scelto di parlare di A come Avalon. All'inizio volevo dire Artù, poi però Artù l'ho ficcato in un'altra lettera, sono riuscita a ficcarlo in un'altra lettera, perciò verso il fondo, perciò riesco a parlare di Avalon. Sapete che io ho un debole da sempre per il ciclo arturiano e principalmente per il luogo di Avalon e le figure di Morgana e Artù. Ok? Questo per spiegare il perché della mia scelta. Allora, Avalon. Dunque, innanzitutto, vabbè, Avalon, bisogna capire anche che cosa si intende con Avalon. Nel senso che c'è chi intende questo luogo misterico che però non esiste, chi intende il luogo che esiste, chi intende una metafora, chi intende una cosa vera. Allora, personalmente io ritengo Avalon una ubicazione vera, cioè Glastonbury, che si sa che una volta era circondata dai laghi e quindi da un lago. Perlomeno, e quindi secondo me è Glastonbury e sono ferrea su questo. Io sono straconvinta che appunto Avalon esista davvero e che la sua ubicazione sia Glastonbury. Avalon è un luogo a cui sono legata tanto, anche se però la mia curiosità, io vorrei andarci ad Avalon, vorrei veramente andarci, anche se però la mia curiosità non è tanto spinta dalla tradizione avaloniana, perché io credo, non lo so, non ho mai fatto ricerche, però penso che la tradizione avaloniana si concentri giustamente su le divinità che potevano essere adorate ad Avalon, quindi parliamo, non lo so, di Modron, di Danu, di Morrigan, ok? Principalmente. Di Brigid, di Cerridwen, insomma, delle dee celtiche, credo, non lo so, però io penso che sia così. Mentre invece a me Avalon attrae per altri motivi. Io con Avalon sento proprio un forte legame, ma è dovuto alle vite passate e prima o poi tenterò di capire come, tramite le ipnosi regressive, tenterò di capire bene il perché. Però appunto mi attrae per totalmente altri motivi. Mi piacerebbe andarci, questo sì, mi piacerebbe tantissimo. Mi piacerebbe proprio perché secondo me è un luogo di accrescimento spirituale fenomenale. Nel senso che io credo che sia un luogo che una volta che tu lo visiti, non so come dire, non esci più non esci più come prima, non sei più lo stesso, ecco, diciamo così. E secondo me, appunto, ne varrebbe assolutamente la pena. Un'altra cosa che mi ha affascinato tantissimo di Avalon è il fatto delle nebbie, il fatto che sia totalmente circondata da nebbie. Quindi Avalon mi dà anche quel senso un po' di rifugio, non so come dire, di rifugio anche spirituale, se vogliamo, di rifugio esterno che però ti aiuta a ricollegarti col tuo rifugio interno. Lo so che è un discorso contorto, però mi sembra tanto così. E quindi non lo so, mi ispira, ecco, mi piacerebbe veramente tanto andarci. Però vorrei andarci solo dopo aver compreso il mio rapporto prima con Morgana e Artù, perché sennò non avrebbe il minimo senso, io credo. Con Morgana ci sto lavorando, con Artù ci lavorerò. E devo assolutamente capire il perché, e poi mi piacerebbe appunto tanto, 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 tanto andarci. Avalon è un luogo magico, ma non solo per le leggende, in realtà, in generale proprio. Io credo che sia un luogo, non lo so, quasi sospeso nel tempo, ecco, ma non nel senso leggendario, nel senso più comune. Quindi che una volta che ci vai lì, boh, non so, ci puoi passare anche 6 ore.
E non te ne accorgi, cioè, e sei talmente circondato da cose magiche che neanche te ne accorgi. Mi piacerebbe veramente tantissimo visitarlo, l'ho già detto 20 volte, lo so. E niente, questo è quello che ho da dire di Avalon. Su Avalon, questi video saranno brevi così, non ho intenzione di fare discorsi lunghi 20 miliardi di ore, perché no, quindi saranno questo genere di discorsi un po' brevi. Io vi lascio un bacione e noi ci vediamo la prossima settimana con la lettera B. Ciao!